Dottor Dostilio, quanto è importante il contributo di associazioni come la Conchiglia per i malati oncologici? Il contributo è notevole perché noi da soli non possiamo far fronte a tutte le esigenze, insomma, anche capillari dei pazienti. Quindi un'associazione che tiene conto, insomma, di alcune attività riabilitative come possono essere l'arteterapia, la musicoterapia, anche un sostegno psicologico, ma parlando anche in termini molto semplici, anche di quelle che sono un po' le procedure che devono essere attuate per un paziente, invalidità e altre forme di assistenza che possono essere appunto espletate da un'associazione, sono importanti per il paziente stesso e per la sua famiglia. Ecco, vogliamo parlare del reparto oncologico dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Allora, com'è la situazione interna? In un ospedale in cui tra l'altro spesso nel recente passato si è polemizzato tanto, insomma, dal punto di vista politico. Ma il reparto oncologico, diciamo, soffre un po' anche di quelle che possono essere un po' le caratteristiche dell'ospedale stesso, quindi ha spazi angusti e non sono spazi, insomma, adatti per la tipologia dei pazienti, così come possono esserci spazi angusti anche in altri reparti. Però, insomma, diciamo che il reparto oncologico comunque si sta organizzando e in qualche maniera anche rispetto al passato può contare su spazi maggiori e quindi diciamo che un piccolo passo avanti si è fatto, se ne sta facendo ancora un altro perché a breve dovremmo avere ancora altre due o tre stanze, per cui diciamo che è vero che manca qualcosa, ma è anche vero che un po' si è fatto e di questo dobbiamo essere grati anche alla direzione sanitaria. Numeri importanti per il The Hospital Oncologico di Vasto? Sono numeri importanti perché ormai gravitano nel nostro The Hospital un numero di 30-40 pazienti al giorno. Dicevamo che adesso abbiamo aperto una cartella che ha il numero di 240-250, quindi significa che nel corso di questi 9 mesi sono transitati nel reparto 240 pazienti, solo per le attività di chemioterapia o di terapie, diciamo, biologiche integrate. Poi se parliamo di visite, insomma, l'ospedale San Pio, l'oncologico di Vasto, riesce a fare numeri come almeno 200-300 pazienti all'anno per visite, quindi replicandole per il corso degli anni, dell'anno, riusciamo ad avere, diciamo, prestazioni che possono arrivare anche a 700-800, anche un migliaio all'anno.